appena arrivati a Duino, abbiamo mangiato in uno Smiza Malchina e adesso inizieremo a percorrere il sentiero Rilke che inizia proprio qui alle mie spalle. Alex, perché veniamo a visitare il Parco delle Falesie di Duino? La riserva delle falesie di Duino soprattutto ha la caratteristica di essere facilmente raggiungibile. Sull'autostrada Venezia-Trieste, all'uscita a Duino, arriviamo in pochi minuti e qui sulle falesie sul mare. Ed è un sito che ha delle peculiarità uniche nel suo genere, che vedremo fra poco. Allora andiamo a vederle. Quali sono le caratteristiche principali che possiamo trovare qui? Una delle caratteristiche peculiari della riserva delle falesie di Duino è la vegetazione, soprattutto il fatto che ci troviamo in un punto d'incontro di tre associazioni vegetali diverse: l'illirico balcanica, che viene rappresentata dal frassino, dall'acero, dal carpino, abbiamo un esempio di frassino qua alle mie spalle, dall'associazione vegetale centroeuropea del pino nero, della quercia rovere e dell'associazione vegetale tipicamente mediterranea come il leccio, che è una quercia sempreverde che possiamo vedere qui accanto a noi. Alex, qual è un'altra caratteristica peculiare che possiamo incontrare lungo questo sentiero? Beh, qua ci troviamo in una riserva delle falesie e quindi una delle caratteristiche che dà proprio il nome alla riserva sono appunto queste lastre di roccia così imponenti che possiamo vedere alle nostre spalle. Ci troviamo in presenza di un substrato geologico calcareo di 10 milioni di anni fa, formato da rocce sedimentarie che subiscono una dissoluzione particolare e in cui viene trasformato il carbonato di calcio da insolubile a solubile. Il risultato è che queste grandi rocce che vediamo sulle falesie possono trasformarsi in un campo di pietrisco come vediamo qui sotto. Le grise in sloveno, karren in tedesco. In italiano? In italiano li chiamiamo campi solcati o carreggiati. Abbiamo parlato della vegetazione, invece per quanto riguarda la fauna? Per quanto riguarda la fauna della riserva, innanzitutto diciamo subito che il logo della nostra riserva è un animaletto piuttosto piccolo, l'algiroide magnifico. Una parola stranissima, ma in realtà si tratta di una bestiolina semplice, una lucertola piccolina che si distingue dal sottovola bluastro. Questo per quanto riguarda, diciamo, il simbolo della nostra riserva. Fauna maggiore, per esempio per quanto riguarda l'avifauna, qui ci troviamo sulle falesie, è il falco pellegrino. Proprio quest'anno abbiamo avuto la nidificazione di nuovo di una bellissima coppia di falco pellegrino che ha dato alla luce piccolo, no? Che poi approfitta della particolare posizione di fronte all'isola della Cona, dove possono ovviamente andare a caccia per sfamare i piccoli. Dove ci troviamo qui? In questo momento ci troviamo nel bunker più alto della riserva delle falesie. Ci troviamo circa a 90 metri sopra il livello del mare. Questi sono i resti di un bunker dove c'era una postazione militare austro-ungarica nel primo conflitto mondiale. Poi questa è stata riutilizzata anche durante la seconda guerra mondiale dai tedeschi, che tenevano qui sotto nella paia di Sistiana un piccolo porticciolo di sommergibili cascate. Siamo alle risorgive del Timavo. Alex, ci racconti come si sono formate? Allora, qua ci troviamo a San Giovanni di Duino, all'estremità della provincia di Trieste, non lontano dalla riserva delle falesie, dove eravamo prima. Il fiume Timavo nasce in realtà lontano da qui. Nasce in Slovenia, a Villa del Nevoso, presso l'abitato di Ilirska Bistrica. Scorre in superficie per una decina di chilometri e poi si inabissa
nella zona delle grotte di San Canziano, presso Divaccia, in Slovenia, e rimane nascosto fino qui a San Giovanni di Duino, per un percorso sotterraneo, un itinerario in gran parte ancora sconosciuto, di ben 40 chilometri. Qui alle risorgive sgorga in superficie l'acqua del Timavo e per un circa 2 chilometri scorre verso il mare nell'Alto Adriatico.